Avanti con Maria e sia lodato Gesù Cristo, carissimi amici di Radio Domina Nostra. Oggi è un giorno molto importante per tutti noi cattolici. È il 2 novembre, è la commemorazione dei fedeli defunti. Immagino che tanti si stanno recando, si sono recati o si recheranno al cimitero e alla tomba dei propri cari defunti. È un gesto molto bello. Però io oggi vorrei con voi affrontare una questione decisiva che riguarda i nostri defunti, precisando un paio di cose, perché quello che viviamo tante volte è un tempo nel quale anche a livello di termini c'è poca chiarezza. Innanzitutto di quali defunti parliamo? Perché mi sembra che ci sia il rischio di una forma indistinta di classificazione. Invece dobbiamo capire di quali defunti parliamo. Parliamo delle anime del purgatorio, amici cari, perché le anime dei nostri defunti che sono già in paradiso non hanno bisogno delle nostre preghiere, sono già con Dio. Casomai sono loro che pregano per noi e noi possiamo pregare loro, come è successo ieri nella solennità di tutti i santi, perché ci aiutino ad andare in paradiso anche noi. Una volta si parlava di chiesa trionfante, chiesa militante e chiesa purgante. Chiesa trionfante in paradiso, chiesa purgante in purgatorio, chiesa militante la chiesa sulla terra. Ecco, però, ieri appunto pregavamo le anime sante in cielo, in paradiso, perché in paradiso non ci sono solo Padre Pio, Santa Rita e Sant'Antonio da Padova, ma tutti quelli che anche passando dal purgatorio poi vengono introdotti in paradiso. Pensavo tra l'altro che quest'anno il 2 novembre cade di mercoledì, che è il giorno dedicato a San Giuseppe, e vi ricordo nella tradizione cattolica San Giuseppe è particolarmente invocato insieme a San Michele Arcangelo per le anime del purgatorio, perciò mi sembra assai significativo. Mi pare che qui infatti c'ho San Giuseppe, eccolo, lui è particolarmente invocato proprio per le anime del purgatorio, nelle rivelazioni private non sono poche. Beh, non ultima quella di Maria Simma, per andare in Austria, ma in Italia abbiamo avuto Natuzza Evolo a Paravati, in Calabria, vicino Mileto. Io l'ho conosciuta, come altre volte ho raccontato, di persona. Ecco, lei, Natuzza Evolo, lì c'è un'immagine, ha avuto per più di 50 anni un rapporto diretto con le anime del purgatorio. Allora, ecco, quello che io volevo dire è questo. Ieri abbiamo pregato le anime che sono in paradiso, oggi preghiamo per le anime che sono in purgatorio, perché il rischio altrimenti è quello che riteniamo che alla fine della vita ci sia un happy end. Non c'è un happy end, fratelli e sorelle, non c'è una sorta di apocatastasi che è un'eresia, cioè che tutti andremo in cielo, che tutti ci salviamo. Questa è una delle conseguenze più gravi del misericordismo, che è questa eresia strisciante nella Chiesa Cattolica, secondo cui siccome Dio è misericordia, perdona tutti e tutto senza che ci sia il desiderio sincero del pentimento da parte degli uomini. Ecco, allora il purgatorio oggi è da tenere particolarmente presente, perché noi preghiamo non per i defunti così in modo indistinto, ma preghiamo per le anime dei nostri fratelli e sorelle defunti che sono, che si purificano in purgatorio. La Chiesa, ecco il secondo passaggio, offre oggi la possibilità di partecipare, il sacerdote può celebrare tre messe. È una disposizione offerta in passato dal Papa, non mi ricordo il suo nome. Parliamo di tempo fa ormai, che permetteva ad ogni sacerdote di celebrare tre messe. Anch'io ne celebrerò tre, due, una l'ho già celebrata, mi restano le altre due. Ecco, e oggi si possono fare tre comunioni. Perché questo? Ma perché siccome la messa, ecco il secondo punto, la messa è il dono più prezioso che noi possiamo offrire alle anime del purgatorio, il suffragio più grande, perché con la Santa Messa noi applichiamo il sacrificio pasquale di Gesù in croce. La passione di nostro Signore Gesù Cristo che si rinnova sull'altare, noi la applichiamo alle anime del purgatorio, ai nostri defunti. Questa è la cosa più bella che possiamo fare. Ecco qui questo crocifisso che vorrei mostrarvi. Vedete che c'è Gesù in croce e la Madonna, la corredentrice, che con un calice raccoglie il sangue. Questa non è solo Maria, ma Maria è la Chiesa. Questa è la Chiesa che raccoglie il sangue di Gesù in croce e lo offre per i vivi e per i defunti, per le anime del purgatorio. La messa è il dono più grande che possiamo offrire per i nostri defunti, lo ripeto, perché è la passione di Gesù in croce. A tal riguardo vorrei dire due cose a riguardo della Santa Messa per le anime del purgatorio. Oggi possiamo partecipare a tre messe, chi può lo faccia. Casomai al cimitero si può andare anche negli altri giorni.
Anche negli altri giorni si può andare al cimitero a visitare i nostri defunti, che oggi, tra l'altro, qui almeno da noi a Palermo mettono i cordoni di sicurezza, la polizia municipale, perché tutti vanno al cimitero. Ma poi bisogna chiedersi quanti di questi vanno a messa, quanti si confessano, quanti lucrano l'indulgenza plenaria per i propri defunti, perché oggi la Chiesa, che è madre, offre la possibilità di lucrare l'indulgenza plenaria per i nostri defunti alle solite condizioni: confessione sacramentale e poi in un oratorio, in una chiesa, preghiera per il Santo Padre, Credo, Pater e Ave, e quindi la Santa Comunione con le disposizioni dovute, cioè essere in grazia di Dio e confessati. In questo modo, con l'indulgenza plenaria, veramente oggi San Giuseppe, San Michele Arcangelo, la Madonna del Carmelo, certamente potranno portare chissà quante anime in paradiso. Volevo ritornare sul tema della messa, del secondo punto: è il suffragio più grande che noi possiamo offrire alle anime del purgatorio. Non c'è qualcosa di più, un dono più grande che noi offriamo loro, anche se le anime del purgatorio aiutano pure noi, eh. Infatti noi le chiamiamo anime sante del purgatorio, perché è il mistero, come dice il catechismo della Chiesa Cattolica, della comunione dei santi. Ecco, nella comunione dei santi noi preghiamo per la Chiesa purgante prega per la Chiesa militante, la Chiesa trionfante prega per entrambi. È una cosa meravigliosa. Le anime del purgatorio aiutano noi. La Santa Messa è il dono più grande, vi dicevo, che noi possiamo offrire. In questi giorni ho seguito, compatibilmente agli impegni pastorali, il viaggio apostolico del Papa a Lund, in Svezia, e lo abbiamo accompagnato con la preghiera. Ma ho visto in un sito, spererei che si stesse in guardia da questo sito, un sito che già anticipava, più all'avanguardia ecumenica, l'idea di una cena eucaristica con i protestanti. Ecco, io vorrei dire una cosa oggi che stiamo parlando della messa. Fratelli e sorelle, amici cari, questo è ciò che di più cattolico abbiamo. Lo dico con forza, questo è ciò che di più cattolico abbiamo, e cioè la presenza reale di Gesù nell'ostia santa. Questo è un principio irrinunciabile. Nella Santa Messa Gesù si rende presente col suo corpo e il suo sangue, e noi oggi lo stiamo offrendo per le anime del purgatorio. E San Gregorio Papa, questo grande pontefice del Cinquecento, lui, e un giorno, mentre celebrava la messa, ebbe una visione. Vide un monaco che tutti pensavano in paradiso e che invece era in purgatorio, perché anche questo è importante: il giudizio di Dio nessuno lo conosce, solo Dio sa quello che c'è nella coscienza di ognuno di noi. Non c'è una, diciamo così, una sicurezza, quello è il foro interno. E infatti tante volte Natuzza, quando la gente andava a chiedere, per anni, molta gente da tutta Italia, soprattutto dal sud, come è capitato anche a me, andava a chiedere dei propri defunti, e spesso si rimaneva sorpresi, perché persone che uno pensava fossero già in paradiso magari erano in purgatorio, persone che invece magari si sospettava fossero in purgatorio, addirittura in inferno, erano in paradiso. Quello veramente, amici cari, è il mistero della coscienza umana che solo Dio sonda. E San Gregorio, mentre celebrava la messa, vide l'anima di questo defunto monaco che tutti pensavano in paradiso, e disse a San Gregorio che invece lui era in purgatorio. E che cosa era venuto a chiedere? Dio gli permetteva di venire a chiedere 30 messe, e al termine della trentesima messa, e quindi della Santa Comunione per 30 volte, quell'anima sarebbe andata in paradiso. Penso che abbiate capito che mi riferisco alla pratica preziosissima delle messe gregoriane. Io non so se avrò ancora il tempo di farlo, ma quando scriverò il mio testamento spirituale, cosa volete che sia, io mi metto, come si dice qui dalle nostre parti, il ferro dietro la porta, chiederò che mi si celebrino le 30 messe, così se proprio devo passare dal purgatorio, magari ci sarà chi si ricorderà di pregare per me. È molto importante questo, le messe celebrate per i nostri defunti con la Santa Comunione, perché non serve, come tanti fanno, che fanno scrivere la messa e poi non vanno. Non so se succede anche al nord, ma qui da noi succede che fanno scrivere le messe e poi non vanno. E a che serve? Non è che serve a molto. Certo, la messa viene applicata, ma molto più ha valore se noi ci confessiamo e partecipiamo alla Santa Messa celebrata per i nostri defunti, facendo la comunione con le dovute disposizioni. Mi è sempre venuto in mente, in questi giorni, un episodio molto significativo di Padre Pio. Si racconta che qualche volta Padre Pio, succedeva frequentemente, quando saliva all'altare, diceva spesso: spostatevi un po',
Mo' spostatevi un po'. E gli assistenti alla messa, soprattutto negli anni più avanti di Padre Pio, sapevano a cosa si riferiva Padre Pio. Cioè, Padre Pio si riferiva al fatto che alla sua messa arrivavano così tante anime del purgatorio e per ricevere il suffragio dalla messa celebrata da Padre Pio, che Padre Pio, siccome li vedeva, quasi quasi non riusciva come passare in mezzo a loro per celebrare il sacrificio di Cristo. E questa non è mitologia, ecco il terzo punto, l'escatologia, cioè il discorso sui fini ultimi, sulle ultime cose cattolica. E volevo dire quest'ultima cosa, non è mitologia, l'esistenza dell'anima immortale separata dal corpo è un dogma di fede che appartiene alla dottrina cattolica. Lo dico perché oggi, a causa di questo processo di protestantizzazione sempre più largamente diffuso a partire dagli atenei accademici, e circola una visione escatologica che non è cattolica e che presume che con la morte corporale muore tutto l'essere umano. Questo era quello che, per esempio, Lutero sosteneva, quello che Calvino sosteneva, quello che Zwingli sosteneva, che le chiese separate, nella stragrande maggioranza dei casi, sostengono, cioè non esiste l'anima separata dal corpo, esiste tutta la persona umana che quando muore, muore tutta e che sarà richiamata in vita solo quando il Gesù Cristo tornerà sulle nubi del cielo, quindi nella parusia. Noi cattolici sappiamo che non è così e purtroppo su questo c'è una grande confusione, cioè nel momento della morte, il corpo diventa cadavere, ma l'anima che è immortale compare immediatamente dinanzi a Dio, dinanzi a Dio. Quindi nella escatologia cattolica esiste quella che si chiama escatologia intermedia, capite, cari amici? Questo è molto importante. Dobbiamo avere chiarezza su queste cose, se no la gente spontaneamente approda alla superstizione, allo spiritismo senza neanche capirlo, come una volta ebbe ad accadere al beato Bartolo Longo. Esiste l'escatologia intermedia, significa che dalla morte personale di ognuno di noi alla parusia, e le nostre anime immortali esisteranno senza il corpo nella condizione che ognuno merita. Non c'è una sorta di happy end. Non c'è una sorta di happy end. Perché c'è invece una posizione di ognuno di noi per cui c'è chi va in paradiso, c'è chi va in inferno, c'è chi va in purgatorio, secondo la modalità. Ecco perché la Chiesa ci invita a stare sempre in grazia di Dio. È un rimedio importantissimo, è la confessione frequente, amici cari, perché confessandoci spesso noi che siamo peccatori segnati dal male possiamo stare in grazia di Dio. Allora, ecco. E questa escatologia intermedia ci insegna che esistono le anime e quante dell'ultimo punto che vorrei trattare, voi che seguite queste dirette, vedo che siete tanti e mi fa veramente piacere, ottenete una sorta di indulgenza, no? Non canonicamente stabilita, ma con la pazienza che avete nell'ascoltarmi. Vorrei però trattare l'ultimo punto che mi pare importante e riguarda le indulgenze e il tema dell'esistenza dell'anima immortale separata dal corpo. Volevo dirvi al riguardo, fratelli e sorelle, che nel corso dei secoli l'esistenza del purgatorio è stata confermata non solo dal magistero della Chiesa, dal magistero ufficiale della Chiesa, e un problema oggi è che del purgatorio non si parla più completamente, mi pare che sarete d'accordo. Io non so di che cosa dobbiamo parlare. L'escatologia è completamente scomparsa nella catechesi, nella predicazione, nell'omiletica. Nella vita pastorale non si parla più di ciò che sono gli escata, i fini ultimi. Questo è pericolosissimo, perché se no il cristianesimo rischia di diventare una ricetta inframondana, quasi una sorta di teosofia, come cercare di vivere bene sulla terra, la ricerca della felicità sulla terra. Attenzione, che la Madonna a Lourdes ha detto a Bernadette: non vi prometto, si riferiva col voi a Bernadette, ma riguardo ognuno di noi, non vi prometto la felicità in questo mondo ma nell'altro. E a scanso di equivoci, noi sulla terra dobbiamo portare la nostra croce quotidiana. Questo però era un altro discorso. Volevo dirvi, amici cari, purgatorio esiste, è confermato dalla tradizione viva della Chiesa, anche se non se ne parla più, sappiate che esiste. Esiste. Padre Pio ha avuto un'esperienza straordinaria con le anime del purgatorio. Vorrei citare un solo episodio. Un giorno, mentre lui era freddoloso, Padre Pio, non so se sapete, era freddoloso, soffriva il freddo, io lo posso capire, soffro molto il freddo, e un giorno andò a riscaldarsi davanti al camino del convento e trovò due frati col cappuccio seduti lì, che pregavano, ma
Ma avevano una espressione di sofferenza anche se nella pace, perché le anime del purgatorio vengono, direi, purificate. Vedete qui la fiamma? Ecco, quella è un'immagine. Il fuoco dell'amore di Dio. Dovreste conoscere ciò che dice Santa Caterina da Genova. Il suo corpo si trova a Genova, in una bellissima chiesa retta dai cappuccini, e lì c'è questo corpo incorrotto di Santa Caterina Genova, una santa del 1400, che fu particolarmente chiamata a sviluppare il tema delle anime del purgatorio, l'esistenza del purgatorio. E Padre Pio vide questi due frati, le anime che si purificano appunto nel fuoco dell'amore di Dio. E che qual è la sofferenza delle anime del purgatorio? Perché alcuni santi hanno parlato, quasi tutti, che quelli che hanno avuto, penso a San Nicola da Tolentino, per esempio, e Padre Pio, dicevo, Natuzza e Evolo, per parlare dei santi del nostro tempo, dicono che il purgatorio non è uguale per tutti, e questo anche corrisponde alla giustizia di Dio. L'edificio, l'impianto cattolico è perfetto. Non potrà essere, come è successo purtroppo con le chiese di Norcia, buttato giù dai sismi ereticali, perché l'impianto cattolico, amici cari, è inaffondabile, è indistruttibile. E Padre Pio vede questi due frati, perché le anime del purgatorio si purificano col desiderio di vedere Dio. Che cos'è la sofferenza del purgatorio? Che in alcune è più forte, in altre meno, secondo il grado di purificazione che ognuno deve affrontare. E che queste anime nella preghiera, come dicono i salmi, no? Infatti c'è stata un'anima santa, adesso non mi ricordo chi, che aveva l'esperienza del purgatorio, che sentiva ripetere i salmi come la cerva nela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio, oppure l'altra, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne. Ecco, si purificano nel fuoco dell'amore di Dio, dice Santa Caterina da Genova, che li attrae, che li chiama a sé, ma loro non possono ancora che vivere questa fiamma come purificazione. Padre Pio incontra quei due frati e pensa che siano frati di passaggio, chiede loro: ma chi, sia lodato Gesù Cristo, questi non rispondono, e poi chiede loro: chi siete? Non vi conosco. A un certo punto uno di loro toglie il cappuccio, si rivolge verso Padre Pio e dice: siamo due frati, due anime del purgatorio. Amici cari, questa non è leggenda, non abbiamo paura di parlare dell'esistenza del purgatorio. Vi stavo dicendo che la dottrina ufficiale della Chiesa, il Catechismo della Chiesa Cattolica, parla dell'esistenza del purgatorio, e la Sacra Scrittura ne accenna. Nell'Antico Testamento col libro dei Maccabei, nel Nuovo Testamento in particolare con un testo di San Paolo, credo nella prima lettera ai Corinti, ma io ho avuto la possibilità di fare delle catechesi su questo. Ma appunto l'esperienza dei santi, molti santi hanno visto il purgatorio, sono stati condotti lì, per esempio la stessa Santa Faustina Kowalska, l'apostola della Divina Misericordia. Quindi la negazione del purgatorio equivale, a mio avviso, ma per fortuna sono un povero prete, ma per me, stavo dicendo, il silenzio sul purgatorio ha pari, diciamo così, gravità della mancata affermazione del purgatorio. Non so se mi spiego, cioè il fatto che non si parli più del purgatorio ha pari gravità di chi lo nega. E vi dico che c'è chi lo nega nella Chiesa, eh. State attenti che c'è, io ho dei testi di teologia escatologica che, siccome è anche uno dei miei campi di competenza, c'è chi nega l'esistenza del purgatorio. Perché? Perché c'è questo riferimento protestante per cui non esiste l'anima separata dal corpo. E allora aiutiamo le anime del purgatorio oggi. Vedete questo cero? Io li ho benedetti, quelli dei miei fedeli, perché, come ha detto Maria Simma, i ceri benedetti accesi per le anime del purgatorio li aiutano. Molte cose aiutano le anime del purgatorio, ma non c'è niente come la messa. E possiamo offrire molto gradita per loro la Via Crucis, sono rivelazioni private in cui loro, le anime del purgatorio, hanno questo, la coroncina del preziosissimo sangue, la preghiera dei 100 requiem e la Divina Misericordia. Ma attenzione, fateci caso, tutte e quattro queste pratiche di pietà, e cioè le ripeto, adesso non me ne ricordo più in ordine, comunque la coroncina della Divina Misericordia, la Via Crucis, i 100 requiem e la coroncina del preziosissimo sangue, quella di San Gaspare, hanno qualcosa in comune. Non so se ci fate caso, hanno qualcosa in comune che è molto gradito a Dio Padre e che è un riferimento alla Santa Messa, e cioè la croce di Gesù, la passione di Gesù, il sangue preziosissimo di Gesù. Quando noi offriamo i meriti della passione di Gesù per le anime del purgatorio, bello nei 100 requiem, quei 10 riferimenti al sangue di Gesù, alla passione di Gesù, le anime del purgatorio
ricevono grande beneficio e vengono aiutate. Ma c'è un'altra cosa che noi possiamo offrire per le anime del purgatorio: i nostri malanni, le nostre sofferenze. Già Sant'Agostino diceva questo, parlava di ignis purgatorius Agostino di Ippona, e diceva che noi, quando soffriamo, espiamo il nostro peccato sulla terra, perché quando pecchiamo c'è la colpa e c'è la pena. Allora la colpa viene rimessa con il sacramento della confessione e l'assoluzione. La pena va scontata o qui sulla terra o in purgatorio. Qui sulla terra come si sconta la pena purgatoria? Come la si vive la pena dovuta al peccato? O accettando le sofferenze, quindi portando con amore la nostra croce quotidiana, o con le indulgenze, lucrando le indulgenze. Ci sono quelle parziali, non so se per esempio lo sapete, il Magnificat è una preghiera che ha un'indulgenza, ottiene, lucra un'indulgenza parziale, per esempio l'esercizio della Via Crucis e altra roba simile. È un bottino che noi raccogliamo, capite amici cari? Un bottino che noi raccogliamo, però possiamo offrire anche le nostre sofferenze. Sant'Agostino si è fermato a dire che queste sofferenze, diciamo, ci fanno vivere il purgatorio sulla terra noi, e scontiamo il purgatorio noi. Però nel corso del tempo in realtà i santi hanno aggiunto che noi possiamo offrire le nostre sofferenze anche per le anime del purgatorio. Cioè, per esempio, se io stamattina, è solo un esempio, mi sono alzato col mal di schiena. Allora, io ho deciso oggi di non lamentarmene e ho detto a Gesù: Gesù, oggi è il 2 novembre, vuol dire che sto mal di schiena lo vuoi tu per le anime del purgatorio e io te lo offro con amore. È prezioso questo aiuto. E poi loro ci ricambiano, come? Col desiderio di Dio, col desiderio del cielo, col bisogno della vita eterna. Il legame tra noi, che siamo ancora pellegrini sulla terra, e le anime del purgatorio, diceva il teologo von Balthasar, è un legame straordinariamente forte, perché diciamo, il metro di distanza non è così abissale come noi lo immaginiamo. Infatti la tradizione cattolica insegna che le anime del purgatorio si purificano non solo in purgatorio, ma a volte anche in luoghi della terra dove sono vissuti e dove tante volte questa esperienza lo testimonia, l'esperienza sensitiva, soprannaturale. Natuzza ha parlato per anni con le anime del purgatorio che le venivano a chiedere preghiera, si presentavano con nome e cognome, lasciando sorpresi i familiari, i parenti che andavano a trovarla, perché Natuzza non poteva sapere quello che invece le anime del purgatorio. Attenzione che non era Natuzza che ha cercato il rapporto, perché oggi in Italia circolano tanti malfattori. Attenzione ai maghi, attenzione ai medium che si presentano con la corona del rosario in mano o che nei loro studi hanno statue, crocifissi e sono laici. Attenzione a loro, io lo so che è un momento di sbandamento perché la gente su queste cose vorrebbe trovare i preti e invece noi siamo in tutt'altre faccende affaccendati tante volte. Abbiate pazienza per questo, abbiate pazienza per questo, ma state attenti amici cari. E io pensavo che fosse un problema solo del sud Italia, ma in realtà forse al nord è anche peggio. Quanti laici ci sono che effettivamente poi riferiscono dei defunti, entrano in contatto, ma attenzione che la stragrande maggioranza di loro sono dei medium che cercano loro il rapporto. E questo è peccato, come dice la Sacra Scrittura. Vi ricordo l'episodio della pitonessa di Endor, no? Quando il re Saul voleva consultare il defunto Samuele, e trovò questa qui che però lo faceva di propria iniziativa. E la Sacra Scrittura nel libro del Deuteronomio condanna i negromanti, condanna le fattucchiere, i maghi che cercano questo rapporto. Invece Dio permette a volte, lo fa a volte quasi sempre con anime umili, semplici come Natuzza, che non sono loro a cercare questo, ma è un carisma che viene dato, capite? È un carisma che viene dato. E Natuzza ha vissuto questo carisma molto significativo dalle parti delle Marche, dove per ora la terra trema. A Tolentino c'è questo bellissimo santuario dedicato a San Nicola, San Nicola o San Nicolò da Tolentino, che è un santo particolarmente legato alle anime del purgatorio. Ecco, preghiamo tutti oggi per loro, ma particolarmente con la Santa Messa, particolarmente con la Santa Messa. È il suffragio più grande. E prima di benedirvi, mentre vi mostro questa candela accesa che io accendo per i defunti, e che invito tutti voi a fare la stessa cosa, volevo dirvi un'ultima cosa importante, ed è questa: ma anche noi dovremmo andare in purgatorio? O possiamo sperare di andare subito in paradiso? Attenti bene, prima affermazione, procediamo per ordine: non dobbiamo andare in inferno. Ecco,
Prima affermazione, non dobbiamo andare in inferno. Amici cari, per fare questo dobbiamo pensare che per noi la cosa peggiore che ci possa accadere non è la morte fisica con un terremoto, con un incidente, con un tumore. La peggiore cosa per noi non è il crollo economico, il fatto che gli altri non ci capiscano, che le cose vadano male, tanto questa vita prima o poi termina. La cosa peggiore che deve entrare nella nostra mente, soprattutto nel nostro cuore, è perdere Dio col peccato. Perdere Dio col peccato, questo è il peggior male che possa accorrere all'uomo del nostro tempo. Perché l'uomo d'oggi non ha più paura di perdere Dio. Sembra qualcosa di apocalittico. Quando c'erano le coppe dell'ira di Dio, vi ricordate nel libro dell'Apocalisse? Ed è scritto lì, è parola di Dio, santa pace. E c'è scritto che gli uomini, anziché tornare a Dio, si rivolgono a Babilonia, bevono dalla coppa ebbra di vino di Babilonia, la grande prostituta, e bestemmiano Dio. Quanto mi sembra che ci sia di attuale in questo? Dovrebbero le chiese essere riempite da un popolo italiano penitente che si consacra al cuore immacolato di Maria. Non è quello che dobbiamo temere, cioè la morte, la malattia e la sofferenza. Ciò che veramente dobbiamo temere è il peccato. Allora, se noi impariamo ad avere paura del peccato, noi, amici cari, primo punto, eviteremo l'inferno. Secondo punto, proviamo a evitare il purgatorio, se possibile. Come? Facciamoci santi. Facciamoci santi. Se noi ci impegniamo, guardate che corriamo il serio rischio, ve lo voglio dire, ho fatto molte dirette con Radio Domina Nostra da quando esiste, ma forse questo appello che oggi vi sto rivolgendo in questo momento è il più forte. Facciamoci santi, amici cari, il tempo che abbiamo a disposizione è breve per farlo, una vita dura quanto dura, sembra lunga, ma un giorno tira l'altro, la clessidra è al contrario, eh. Non lasciamoci prendere troppo dalle cose terrene, come dice Gesù, l'inganno delle ricchezze e le preoccupazioni del mondo. Vi ricordate le spine che soffocano la parola in noi? Cerchiamo di puntare i nostri occhi verso Dio, orientiamo il nostro cuore verso il cielo, dirigiamo la nostra esistenza verso Dio, dice San Paolo, le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili sono eterne. E San Paolo ancora aggiunge, non cercate le cose della terra, ma quelle del cielo. È parola di Dio, è parola di Dio. Viviamola, viviamola, facciamoci santi. Anche se cadiamo a causa del peccato, non so, per esempio una donna santa che va in chiesa, però poi il marito lo fa innervosire, o non lo so cos'altro, o un ragazzo che casca nel peccato della debolezza carnale, piuttosto che un altro che dice brutte parole in un momento di nervosismo al datore di lavoro. Queste cose non ci devono scoraggiare, ci andiamo a confessare come hanno fatto i santi, combattiamo contro il peccato e con la grazia di Dio ci facciamo santi, così evitiamo il purgatorio. Però, se proprio non riusciamo a evitarlo, il purgatorio, ricordatevi di un espediente, con questo concludo, se potessero le anime del purgatorio verrebbero a dirle, io non sono Padre Pio, però se fossi come Padre Pio potrei dire che magari questa stanza è piena di anime del purgatorio che stanno dicendo ascoltatelo, Padre Alessandro. Allora, io indosso da un paio d'anni ormai, ecco, vorrei farvelo vedere, un momento che lo acchiappo, un momento solo. Vorrei farvelo proprio vedere, eccolo qui, in primo piano. Sapete che cos'è questo, amici cari? Che io porto sempre addosso, questo accanto alla croce di San Benedetto, è lo scapolare della Madonna del Carmelo, che è, diciamo, indossato, con la benedizione di un sacerdote, ci ottiene il privilegio sabatino. Significa che nel momento in cui noi moriremo, lo ha promesso la Madonna. E dovessimo andare in purgatorio il sabato successivo alla nostra morte, siccome la tradizione dice che la Madonna, tante volte con San Giuseppe, moltissime altre volte con San Michele Arcangelo, va in purgatorio a prelevare le anime che si purificano nella fiamma dell'amore, di Dio e le porta in paradiso. E prende particolarmente quelle che portano lo scapolare della Madonna del Carmelo. È un buon credito, come quando mettete da parte il denaro, come si chiama quello? Il conto corrente, no? Mettete nel conto corrente del paradiso e indossate lo scapolare del Carmelo. Andate, se avete delle chiese dove ci sono i padri carmelitani, ve lo fate dare
E ve lo fate indossare, perché lo scapolare Carmelo ci porterà in paradiso. Infatti io tante volte dico alla Madonna, fammi morire di venerdì, fammi morire di venerdì, perché io porto lo scapolare il sabato, poi la Madonna stessa si prende cura, lo ha promesso lei di portarci in paradiso. Che bello questa fessura che abbiamo aperto sul cielo. Voglio dirvi una cosa che non vi ho mai detta, mi è piaciuta anche a me questa catechesi, amici cari, è piaciuta molto anche a me. Allora, adesso andate tutti a messa, eh? Questa è la promessa, andate tutti a messa, va bene. Andate tutti ad accendere il cielo per i vostri defunti, va bene. Andate tutti ad indossare lo scapolare del Carmelo, però soprattutto andate tutti in paradiso, mi raccomando, andiamo tutti in paradiso, ci aspetta il paradiso. Dico sempre ai miei fedeli, sono stato qualche giorno fa a trovare un ammalato mio parrocchiano all'ospedale civico che per la terza volta deve essere operato di tumore. Gli hanno dato poche speranze, addirittura l'intervento rischia di essere grave, pericoloso. L'ho trovato molto sereno. Sapete perché? Perché io insegno ai miei fedeli questa frase: se proprio deve andare male, che ci dicono che non c'è più speranza, amici cari, ci aspetta il paradiso, dice San Bernardo, ci aspetta Dio, ci aspettano i santi, ci aspetta la Madonna, e noi cosa faremo? Ci rattristeremo, ci tireremo indietro per un momentaneo, leggero peso di tribolazione, dice l'Apostolo Paolo. Ci aspetta una smisurata qualità, quantità di gloria in paradiso. Vi benedica e vi protegga per intercessione delle anime del Purgatorio, della Madonna del Carmelo e dei due grandi santi del Purgatorio che sono San Giuseppe e San Michele Arcangelo, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Avanti con Maria e pregate per me.